Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Alta tensione per la prescrizione. Le ministre di Italia Viva pronte a non andare al Consiglio dei Ministri e Conte dice sono aggressivi e maleducati. Chi sono le due ministre di Italia Viva? Sono Elena Bonetti e Teresa Bellanova che dovrebbero non prendere parte questa sera alla CDM, il Consiglio dei Ministri, proprio per ribadire la loro distanza dal lodo Conte bis e da tutto quello che stanno accordando sulla prescrizione, in quanto Italia Viva è assolutamente contraria alla cancellazione della prescrizione, perché non è quella la soluzione. Quindi le ministre di Italia Viva non vanno, non dovrebbero andare. Questa sera lo si apprende da delle fonti del partito di Renzi, Italia Viva. Intanto Bellanova è a Mosca per una visita istituzionale, ma l'assenza comunque, salvo dei ripensamenti che potrebbero arrivare nell'ultima ora, sarebbe proprio un modo per ribadire la distanza dal lodo Conte, ma in generale anche dal governo. Praticamente Renzi è come se stesse facendo un appoggio esterno al governo, anche essendo comunque dentro il governo. Una formula, diciamo, una formula nuova. Quindi stasera dovrebbero discutere sul processo penale, sulla prescrizione e Italia Viva si riserva di valutare. Intanto Bellanova da Mosca fa sapere che il governo dice ora sarà bene che il governo, anziché perdere tempo su norme che Italia Viva non sosterrà mai, inizi ad affrontare i temi che devono essere al centro dell'agenda del paese e ripartire dalla crescita e da un modello di sviluppo che deve generare opportunità di lavoro. Non si tratta di fare un baratto tra posizioni di governo e diritti dei cittadini. Per noi il diritto dei cittadini ad avere una giustizia giusta e indiscutibile. E ovviamente quello che dice Bellanova e quello che dice Renzi è assolutamente, assolutamente corretto. E Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, risponde: non sedersi al tavolo dove si discute non solo di giustizia ma di tutto, la considererei un'assenza ingiustificata. Ma Bonafede si è detto disponibile a superare quella norma, si è arrivati al lodo Conte, poi il lodo Conte bis nell'ambito del confronto che c'è stato, non c'è nemmeno più la norma Bonafede. Lo si sfiducia perché cosa? Lo si insulta per cosa? Perché in passato ha fatto il DJ? L'opposizione aggressiva e maleducata l'accetto dall'opposizione, non da una forza di maggioranza. In passato ha fatto il DJ. Questa mi è nuova. Adesso andrò a verificare se Bonafede in passato ha fatto il DJ. Vabbè che non c'entrerebbe assolutamente nulla, però cosa vuol dire quello che ha detto Giuseppe Conte? Intanto, se Italia Viva non condivide la cancellazione della prescrizione, loro la possono mettere in tutte le salse, la salsa rosa, fare coi funghi. Se non va bene, non va bene. È inutile cercare di truccare. Facendogli tutta la. No, se la prescrizione non va bene, la cancellazione per Renzi, come penso anche per me, non vada bene, perché cancellare la prescrizione vuol dire non avere più una data certa di fine dei processi né di inizio, nel senso che la prescrizione cos'è? Che dopo un certo tempo tu non puoi essere più processato se lo Stato non ti ha processato. Cancellando quello, i processi potrebbero durare all'infinito e cominciare quando hanno voglia, dopo 50 anni, dopo 100 anni. E quindi quella andava associata a una velocizzazione dei processi che non c'è stata, no? Assumendo magistrati, trovando aule di giustizia, ma non c'è stata. Quindi da sola la cancellazione della prescrizione così non va assolutamente bene, anche perché va a ingolfare il sistema giustizia, perché non cancellandosi più i processi si vanno ad accumulare. Ma c'è chi dice: beh, è giusto non cancellarli, perché se ci deve essere un processo, sì, ma lo Stato il processo non deve farlo quando ha voglia, deve farlo dentro un certo tempo, perché bisogna rispettare anche chi è sotto processo, non può questa cosa durare per l'eternità e lasciare le persone così sotto pressione di processi che non incominciano mai e non finiscono mai. Quindi Italia Viva è per il no dell'accordo che hanno fatto PD 5 Stelle e LeU,
per modificare la cancellazione della prescrizione mettendo un blocco solo in caso di condanne. E proprio 3 giorni fa la Bellanova, il 10 di febbraio, aveva detto: se il governo insiste sulla prescrizione così com'è, sì, rischia. La mediazione di Conte non basta. E poi dice che Matteo Renzi sta dimostrando di essere molto più coerente di tanti altri che fanno parte del governo e che sostengono questo governo. Beh, naturalmente Matteo Renzi ha i suoi obiettivi, diciamo, ha i suoi obiettivi, che poi c'è anche quello del paese, ma principalmente sono le sue cose, chiamiamole così. Sicuramente tutti sono attaccati alla sedia. Chi per diversi motivi, chi come Conte per superego, chi come i 5 Stelle perché è l'ultima spiaggia dopo c'è la disoccupazione e chi come il PD per evitare a Salvini di andare al potere, e Renzi perché sta cercando la doppia cifra per presentarsi come primo partito del centro-sinistra e non ci è riuscito. Quindi in forme diverse tutti sono attaccati alla sedia del governo proprio per sopravvivenza, no? Ma la Bellanova diceva anche: ci sono le condizioni per una mediazione più avanzata. Quella condotta non è soddisfacente. Magistrati e avvocati dicono che quella proposta non solo non risolve i problemi, ma peggiora la situazione del nostro paese. E questo è corretto. No a tavoli che impongono soluzioni. Quelli sono tavoli che non vanno avanti. E il Presidente del Consiglio, invece di ragionare su un DL o un possibile emendamento al milleproroghe, prendesse tempo. Se una maggioranza è composta da 4 forze politiche, si deve trovare la sintesi tra tutte, altrimenti si tratta di un'imposizione e così non va bene. Ha ragione, perché prima era il governo delle 3 sinistre, LeU, PD, 5 Stelle. È arrivato anche Renzi, che gli piaccia o no, ed è il governo delle 4 sinistre, c'è anche Italia Viva, che decide, anche se nessuno vuole dar retta a Matteo Renzi perché il partito è piccolo, perché lui vuole fare il protagonista. Qualunque sia la ragione, sono 4 i partiti, quindi ci deve essere l'accordo sui 4 partiti, se no le cose non vanno avanti. Intanto Orlando del PD dice: lasciare il governo impantanato all'infinito sulla prescrizione non è un bene per il governo, ma i governi possono cambiare, si può andare a votare. Ecco, sarebbe fantastico poter andare a votare. E lo dice il vice segretario del PD, Andrea Orlando, ospite su Sky TG24, dice: noi siamo interessati a questo disegno, risponde all'ipotesi di dar vita a nuove maggioranze in caso di crisi. Ma nuove maggioranze, guarda, realmente non ci sono altre maggioranze per questo governo. Magari ci sono altre maggioranze se riesce il centrodestra e vi toglie il governo. Queste sono le altre maggioranze. Intanto sulla Eneus, no? Non so che se sia un telegiornale, un giornale, una televisione, Matteo Renzi difende la sua posizione, dice: il garantismo sta al giustizialismo come la democrazia sta alla dittatura. Beh, corretto. Ieri intanto si è votato il lodo Annibali alla Camera. Se fosse passata la proposta di Lucia Annibali, sarebbe tornata in vigore la legge del PD fatta da Orlando e Gentiloni. Invece il PD, incredibilmente, pur di votare contro Italia Viva, ha tenuto in vigore la legge populista fatta da Bonafede e Salvini. E poi dice a tutti quelli che mi dicono: ma perché hai fatto la scissione? Da ieri posso rispondere: anche perché un partito che sceglie il giustizialismo contro il garantismo non è più casa mia. E ho come l'impressione che i riformisti del PD non abbiano compreso che cosa ci sia scritto dietro e dentro il lodo Conte, che nello stesso post di Renzi definisce incostituzionale. Appena lo leggeranno, lo capiranno, ci sarà da divertirsi, conclude Renzi. Allora, che il lodo Conte sia incostituzionale, su questo non c'è dubbio alcuno, alcuno, non c'è dubbio alcuno. La cancellazione della prescrizione, in qualunque lodo la vuoi mettere, in qualunque modo la vuoi fare, è incostituzionale perché si parla di ragionevole durata dei processi e qui non c'è nessuna ragionevole durata dei processi, qui il processo va all'infinito, quindi che è incostituzionale è corretto. Quando dice che sostituiscono il garantismo al giustizialismo, anche questo è assolutamente, assolutamente corretto. E quindi comunque,
il PD sta facendo questo perché poi vuole arrivare a cancellare i decreti di Salvini, che per loro sarebbe una vittoria elettorale, no? Sia per come antisalvinismo e sia per i suoi elettori, i propri elettori. Quindi loro stanno dando retta ai 5 Stelle per poi chiedere quello. Se si oppongono a questo, poi non gli possono chiedere di cancellare i decreti. Quindi le cose che dice Renzi sono corrette. La cosa che non ha fatto bene Renzi è stata quella ieri di votare contro Matteo Salvini per il processo. Questa è una macchia che rimarrà su Matteo Renzi, su Zingaretti e su del Movimento 5 Stelle, a chi possiamo additare questo? A tutti i grillini, soprattutto a Luigi Di Maio, che aveva scelto già di condannare Matteo Salvini. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti i video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.